Oggi del sindaco e dell'assessore qui con noi testimonia anche un impegno del comune di San Lazzaro che apprezziamo e che siamo estremamente fiduciosi che sarà molto maggiore anche nel prossimo futuro, perché sicuramente questa sensibilità sta aumentando e speriamo di averla veramente al nostro fianco nel prossimo futuro. Credo, do la parola al sindaco di San Lazzaro e lo ringrazio di nuovo per la sua partecipazione. L'amministratore deve mantenere un aplomb un po' fondato sulla razionalità, ma io desidero restituirvi la sensazione emotiva che traggo da questo modo come sono stato accolto dal Montesole Bike Group con l'invito, ma anche con le parole che Garanti mi ha rivolto. E credo che questo elemento, insomma, l'affetto che voi coltivate per questo mezzo di locomozione sia il pungolo che noi dobbiamo assumere anche come amministrazioni, sapendo naturalmente, come diceva bene Ramazza, che il nostro paese vanta un ritardo anche da questo punto di vista. Adesso io non sono di quelli che a cui piace, è vero che se si guarda, insomma, alla vicenda europea di cui ci sentiamo parte costitutiva per tante buone ragioni, per essere stati fondatori e coprotagonisti anche negli ultimi anni, insomma, con i sacrifici che fatto il nostro paese per... E se facciamo una comparazione con altre realtà europee ci rendiamo conto che probabilmente noi, il nostro popolo, la nostra gente ha pensato, adesso noi stiamo cercando di fare un tram su gomma che si dice civis, che comporta tante discussioni, consegnate alle pagine e alle cronache dei giornali quotidianamente, in particolare oggi. Pensate che una tranvia a San Lazzaro c'era, fu inaugurata dai sindaci Nadalini per San Lazzaro e Doffa per Bologna nel 1948, esattamente in corrispondenza del capolinea in Piazzetta della Repubblica. Poi si ritenne all'inizio degli anni 60 che fosse una tecnologia obsoleta perché la modernizzazione comportava il bus. Allo stesso modo la nostra gente, noi gli italiani, non un'autorità che ci sovrasta, noi abbiamo a un certo punto ritenuto che la bicicletta fosse un mezzo obsoleto, che occorresse dell'altro. Prevalentemente abbiamo accettato i condizionamenti che ci ha posto l'industria automobilistica. Siamo un paese estremamente, non solo noi, ma anche noi siamo un paese molto condizionato da questo. E dobbiamo superare questo retaggio proprio come cultura, perché c'è una relazione intima tra le attese della cittadinanza e la capacità di fare delle amministrazioni. Cioè, se noi abbiamo questo ritardo, dipende da noi tutti. Se altri non hanno questo ritardo è perché hanno ritenuto che fosse modernizzazione l'intermodalità, cioè l'usufruire di tanti mezzi, non di uno soltanto, non condannarsi a quel mezzo soltanto, ma a più mezzi. E io penso che questa sia la direzione. Quindi noi dobbiamo guardare a tutto, alla bici compresa, non facendone più soltanto un residuo legato a un passato del tempo libero. Un mezzo di locomozione come tutti gli altri che può essere utilizzato per gli spostamenti urbani o extraurbani motivati da ragioni di studio o di lavoro. Quindi se è un mezzo di locomozione bisogna che ci siano le condizioni di possibilità per utilizzarlo. E da questo punto di vista noi dobbiamo arrancare, faticare molto, perché non abbiamo pensato la nostra città a partire da quella condizione. Quella condizione deve inserirsi in una città già data. Questo è il punto che io, insomma, devo dire da amministratore, no? E poi devo anche aggiungere, se mi perdonate di questa sottolineatura, che quando ogni volta che si pone il tema di fare anche semplicemente 10 metri in più di pista ciclabile, io vi assicuro che dobbiamo confrontarci con delle discussioni abbastanza complicate, perché c'è il partito di chi le vuole, col quale ci schieriamo anche noi, ma c'è un altro partito abbastanza significativo che non le vuole. Non le vuole per tante ragioni, perché come si dice adesso, no, c'è il cosiddetto NIMBY, not in my backyard, non nel mio cortile. Fate quello che vi pare, ma non lo fate sotto casa mia. E la pista ciclopedonale sotto casa mia significa che io vengo a perdere una fogliolina di verde in più, vengo a perdere probabilmente anche un albero, e tutto questo lo vivo come un depauperamento della qualità della vita che qui mi è stata garantita. Quindi questo per dire che
Certo, noi dobbiamo progettare le città, le nostre comunità, facendo di questo un elemento non più, cioè non un episodio aggiuntivo, cosmetico, un abbellimento, ma un fatto strutturale che offre le condizioni di possibilità per usare la bicicletta come un mezzo di locomozione che partecipa alla intermodalità. Da questo punto di vista noi, ecco, complessivamente come sistema paese siamo incamminati su questa strada cercando di superare il ritardo. San Lazzaro cerca di fare la sua parte. Io adesso non starò a celebrare le magnifiche sorti progressive dei traguardi salazzaresi da questo punto di vista. Insomma, i salazzaresi lo sanno, insomma, dove sono state fatte nuove piste ciclopedonali. Adesso c'è la possibilità di arrivare alla famosa fermata del servizio ferroviario metropolitano con la bici. Ci saranno presto le rastrelliere oltre a un parco, cioè, tale da ospitare anche il parcheggio delle auto, e quel passaggio ciclopedonale con il sottopasso può consentire anche un approdo in una direzione verso Castenaso, che so che è qualcosa di atteso da chi usa le biciclette nella nostra comunità. Quindi si può da lì muoversi e arrivare fino a Mura San Carlo, fino alla Punce. Certo, c'è da fare ancora molto. Stiamo progettando ulteriori tratti e completamenti. Poi c'è il tema delle congiunzioni, delle giunture, perché ci sono delle incongruenze che sono a tutti note, che ogni anno il libro della consulta della bicicletta, promosso da Caranti, da Levansky, ci consegna con estrema precisione. Io non manco di leggerlo, come fa la Giunta, come fa lo stesso collega assessore all'ambiente Giorgio Archetti. È un pungolo anche quello a tenere presente il fatto che dobbiamo costruire, cioè il cittadino non è interessato se a un certo punto c'è il confine tra San Lazzaro e Ozzano, è interessato al fatto che il diritto di cittadinanza, il diritto alla mobilità comporta che le amministrazioni si mettano d'accordo, collaborino e si coordinino in modo da essere adeguata a quell'attesa di mobilità. Non viceversa, siamo noi che dobbiamo corrispondere all'attesa, non è l'attesa che si deve a un certo punto interrompere perché lì non c'erano più soldi per farlo, perché non ci si è parlati e quindi non si è potuto fare il collegamento. Ecco, da questo punto di vista c'è ancora molto da fare, però io voglio dire, insomma, per quello che se apro gli occhi su Bologna, su San Lazzaro, su altri comuni, insomma, vedo che lo sforzo è in atto, poi ci vuole del tempo. Il tempo fa massa critica, e la pressione, e il dialogo, e anche movimenti d'opinione, sensibilità che si rinnovano. E penso che da questo punto di vista il Monte Sole Bike Group, io lo ricordo ai tempi in cui ero amministratore in provincia, e ha partecipato anche alla vicenda dell'assessorato alla viabilità dal punto di vista della cosiddetta viabilità minore, è stato un protagonista da questo punto di vista di una sensibilità che è cresciuta. Si sta continuando in questa direzione. Io voglio dire che il Monte del Sole Bike Group rappresenta questa cultura innovativa della bicicletta, cioè non un retaggio un po' residuale, nostalgico, no? Ma qualcosa che comporta la responsabilità del fatto che la bicicletta oggi è un mezzo di locomozione, può rappresentare un'alternativa valida se noi costruiamo le condizioni anche a un'alternativa valida per battere l'automobile, perché l'automobile è un mezzo che sempre di più mostra dei limiti per i costi, per la crisi economica, per la crisi petrolifera, per la crisi energetica, le cui proporzioni incominciano, almeno nella letteratura scientifica, a emergere con estrema preoccupazione, ma presto interverranno anche nel dibattito pubblico con altrettanta preoccupazione. Per tutte queste ragioni noi abbiamo bisogno di investire di più, con fiducia, con credibilità, anche in una cultura della bicicletta che ne faccia un vero e proprio mezzo di locomozione credibile e alternativo. Quindi, insomma, l'amministrazione provinciale è, da questo punto di vista, molto ben avviata. I comuni si stanno incamminando, per quello che ci riguarda, senza atteggiamenti di nessun tipo, senza enfasi, senza presunzioni, molto, come si dice, con i piedi per terra, con molta umiltà. Insomma, noi voglio consegnare a voi tutti, amanti della bicicletta, e ai Caranti, che sono particolarmente solleciti e attenti, la disponibilità nostra fino in fondo alla collaborazione. Siccome alle spalle